Benvenuti nella nuova rubrica Manga Story, dove parliamo di tutta la cultura otaku del sollevante tra fumetti e animazione. Apriamo questa rubrica parlando di un manga nello specifico, un autore davvero molto importante che purtroppo ci ha lasciato qualche annetto fa. Un'opera che tra l'altro non viene nominata spesso quando viene citato effettivamente l'autore o quando si fa una classifica delle sue migliori opere, e parliamo di Jiro Taniguchi, un autore fortemente amato in Europa che anche in Italia ha ottenuto un ottimo riscontro. Spero tra l'altro di un alto ritorno di fiamma da parte del nostro paese nei confronti di Jiro Taniguchi, per poter pubblicare anche le altre opere che effettivamente in Italia rimangono inedite o soprattutto far avvicinare i nuovi lettori. Un autore che ha saputo mettere sapientemente all'interno delle sue storie tante cose della sua vita vissuta con malinconia e spensieratezza, creando una sua corrente personale ispirata fortemente dal fumetto franco-belga, considerando che poi in Giappone proprio questo stile, dove in Francia è stato particolarmente amato, non ha avuto lo stesso successo. In Francia infatti ha vinto innumerevoli premi e anche da noi in Italia è stato particolarmente riconosciuto, forse perché appunto in Italia abbiamo uno stilema più vicino al fumetto europeo di quanto ce l'abbiamo con il fumetto giapponese. E oggi infatti vado a porre una lente di ingrandimento proprio su un'opera che non viene appunto citata sovente quando si parla di Jiro Taniguchi, dove appunto è stato accreditato come disegnatore e non come scrittore. Oggi vi parlo di Blue Fighter in collaborazione con Marley Carib, che in realtà è lo pseudonimo di Garon Tsuchiya, autore che sicuramente da noi non ha avuto lo stesso impatto di un Jiro Taniguchi, di cui abbiamo per fortuna un portafoglio abbastanza ampio delle sue opere. Voglio infatti concedere anche agli scettici e detrattori del manga Blue Fighter una seconda occasione per rivisitarlo e riapprofondirlo. E proprio per questo lo trovo molto interessante, questo episodio è dedicato a quest'opera, in particolar modo per il fatto che esce dalla zona di comfort di Taniguchi, non solo per il fatto che è solo disegnatore. Al primo sguardo, dopo una sfogliata leggera all'opera, sicuramente ricorda molto dello stile di Taniguchi, questo perché l'opera va su stilemi narrativi che l'autore originario di Tottori ha usato spesso nelle sue opere e va ricordato per questo. Ma ricordiamo che comunque non è lui lo scrittore, ma l'opera rispecchia comunque la sua visione, in particolar modo l'estetica e il tratto utilizzato, che anche a una prima occhiata non ricorda molto lo stile prettamente usato da Taniguchi, perché risulta davvero grezzo e sporco, molto ruvido per certi versi, ma si adatta perfettamente alla sceneggiatura di Carib, che va a centrare l'ottica di un periodo storico ben preciso e di un altrettanto spirito narrativo e leitmotiv dell'opera. Il racconto di un pugile con un tratto noir e cupo pubblicato originariamente in Giappone nel 1982 racconta la storia di questo misterioso pugile chiamato Regge. Parla poco, si presenta all'incontro ubriaco e il suo passato diventa di pagina in pagina sempre più assurdo e inestricabile, ma l'incontro con il promoter americano D'Angelo rischierà di cambiare per sempre la sua vita. Un racconto che va a sfociare addirittura sull'hard boiled, con dei cliché e degli strascichi narrativi derivanti dal crime. Taniguchi si dimostra un narratore straordinario. Le sue doti emergono tanto nelle concitate scene degli incontri quanto nei segmenti più introspettivi, dove riesce a dare profondità a una sceneggiatura che rischia in più punti di rivelarsi forse fin troppo sopra le righe. La storia verte comunque sul mondo oscuro del pugilato, raccontando comunque chi tira le file degli incontri e i sotterfugi. In più, la vita del protagonista, che non è assolutamente un pugile vero, è proprio un senso stretto. Non si allena in palestra e si ritrova spesso sbronzo in vari quartieri, guida il suo chopper come un centauro americano, come se fosse al di fuori del tempo e proprietario di una vita da atleta. Ma è questo che lo rende un occhio attento, sia per sceneggiatura sia per la narrazione visiva di Taniguchi, che pone attenzione e accento a molti fattori. Il protagonista è uno di quei classici combattenti che riescono a incassare una gran quantità di colpi e farlo davvero bene, sfruttando poi il momento migliore per colpire. Oggi sarebbe un personaggio tra l'altro molto cliché e soprattutto non dissimile da un'altra delle opere più importanti del mondo manga a tema pugilato degli ultimi 30 anni, ovvero Ippo. Ma ricordiamo proprio che Blue Fighter è comunque un seinen degli anni 80. Poniamo sempre attenzione al periodo di uscita di una determinata opera per capire le influenze del periodo storico. C'è solo un piccolo problema: la media score di Reggae è a dir poco disastroso, con sole 12 vittorie e 20 sconfitte. Viene chiamato il re della sconfitta, diventando ben presto uno zimbello nel settore in cui cerca di farsi strada a spallate, tra una bottiglia di alcol e una sfrecciata sulla sua moto d'epoca tra le strade del Giappone, scene che si susseguono lungo i vari capitoli di cui si compone l'opera in una serie di sequenze davvero e proprio road movie dei mitici anni 80. Tutta l'opera di Taniguchi e Marley ruota attorno alla figura del protagonista, un combattente silenzioso che non proferisce parola per quasi tutto il manga, ma che al tempo stesso riesce a comunicare le sue emozioni tramite ogni pugno assestato sul ring. Blue Fighter ha una visione
visione fortemente esistenzialista e cupa del mondo dello sport, un crudele spaccato del rapporto tra atleti e criminalità, una storia in cui i valori promossi dello sport e delle arti fondate sul combattimento si contrappongono a tutti i canoni più classici di una crime story. Il tutto è vissuto dal triplice sguardo degli uomini senza scrupoli, avvoltoi del settore che guardano dall'alto le incredibili geste di cui Reg inizia a rendersi protagonista, quando inizia a solcare palcoscenici importanti sotto l'ala protettrice di D'Angelo, da quello dei cari del nostro eroe antieroe a dirla tutta, e infine dallo sguardo pedissequamente impassibile del re della sconfitta. Blue Fighter è anche la storia di un eroe mai caduto, ma anche mai stato al vertice, che per tutta la vita ha preferito rimanere in quel limbo di anonimato, pur avendo una storia tutta da raccontare. Nel periodo in cui stiamo vivendo, soprattutto per i fan, diciamo, del mondo nerd, che siano manga, anime, fumetti, videogiochi, si sta sentendo un grande periodo di passione, di collezionismo, di rinnovamento e soprattutto di ritorno di fiamma, per autori, per opere, per cose da vedere o anche da videogiocare. Diciamo che stiamo proprio vivendo un grande periodo di rinnovamento di questa passione, e a maggior ragione che questo video serve e che soprattutto spero coinvolga i detrattori, i neofiti di Taniguchi, del lettore appunto del manga o anche del seinen manga in particolar modo o del pugilato dello sport, di dare una seconda possibilità o di dare una chance alla lettura di Blue Fighter. Anzitutto perché anche una delle ultime opere che abbiamo pubblicato del caro Jiro Taniguchi in Italia, perché effettivamente quest'opera fino a qualche annetto fa, 6-7 anni fa circa, era completamente inedita in Italia. Manca ancora qualcosino di inedito e quindi approfittiamone di effettivamente dare adito al portfolio dell'autore in Italia, che purtroppo non c'è più. In più perché appunto siamo in una voglia totale di retrospettiva e di riassaporare certe opere che sicuramente scavano di più nel vintage, nella storia di stilemi narrativi, di dogmi, di creazione effettivamente. E io onestamente nel periodo in cui stiamo vivendo preferisco molto di più leggermi queste robe un po' più vintage, più vecchie, piuttosto che leggere un botto di roba nuova che sta uscendo nell'ultimo periodo, che però di scarsa qualità. Quindi vi invito a mettere un like per questo video e soprattutto per incoraggiare la serie Manga Story. Date libero sfogo nei commenti se conoscete l'opera, conoscete l'autore o per poter parlare di altri manga e di altri anime. Io vi ringrazio per la visione di questo video e ci vediamo ad un prossimo episodio di Manga Story.